Vediamo alcune immagini che mostrano la diffrazione da fenditura singola, che si può realizzare con la luce ma anche con le onde meccaniche, per esempio con l'ondoscopio, e fronti d'onda piani che arrivano dal basso, incidono sulla fenditura e ogni punto della fenditura, per il principio di Huygens, diventa sorgente di onde sferiche. La sovrapposizione di tutte queste onde sferiche produce l'interferenza costruttiva all'angolo 0 e qui si troverà sullo schermo il massimo centrale. Poi produce una serie di direzioni corrispondenti ai minimi, questa, questa, questa e lo stesso dall'altra parte. Come si vede in questa immagine, il massimo centrale è questo molto ampio e molto intenso, poi seguono dei massimi laterali più deboli, ma soprattutto a noi interessano i minimi, cioè queste fasce scure che si trovano equidistanziate nelle posizioni che abbiamo chiamato xn. Quindi x1, questa e questa, x2, questa e quest'altra, x3, queste altre due. Ricordiamo che al centro, dove c'è x con 0, non c'è un minimo, ma un massimo luminoso. In particolare, questo massimo luminoso centrale ha un'ampiezza doppia degli altri massimi laterali. Questi massimi laterali sono così deboli rispetto al massimo centrale perché si può dimostrare che aumentando l'inclinazione d'uscita dei raggi, sempre meno raggi sopravvivono alle interferenze distruttive. Alla fine quindi abbiamo un massimo centrale molto luminoso, di ampiezza doppia, cioè di larghezza doppia, e tanti massimi laterali più deboli, equidistanziati ai lati. Single slit diffraction pattern, cioè andamento luminoso della diffrazione da fenditura singola. Questa immagine mostra che cosa accade stringendo progressivamente l'ampiezza, la larghezza della fenditura. Il profilo luminoso si allarga sempre di più, cioè i massimi luminosi diventano sempre più larghi e i minimi luminosi si distanziano tra loro. Questo perché valgono considerazioni identiche a quelle che abbiamo fatto per l'esperimento di Young, cioè stringendo la fenditura D, le posizioni dei minimi, ricordiamo che sono i minimi luminosi, si allargano. Questo perché se la fenditura è stretta bisogna ricorrere a inclinazioni grandi per creare una differenza di cammino di una lambda, di due lambda, tre lambda e così via. Vediamo infatti nell'immagine la fenditura che si restringe progressivamente e il profilo luminoso che si allarga. La stessa cosa accade nei nostri esperimenti. Abbiamo tre fenditure singole, la 1, la 3 e la 5, di larghezze decrescenti. 0,2 mm, 0,1 mm, 0,05 mm. Con la prima fenditura il profilo luminoso è più stretto, con la seconda è più largo e con la terza ancora più largo. Infine, come accadeva anche nell'esperimento di Young, perché tanto la formula è identica, se noi passiamo da un laser di piccola lunghezza d'onda, come può essere il laser blu, 0,4 micron, a un laser di lunghezza d'onda quasi doppia, come può essere quello rosso, 0,7 micron, allora i minimi luminosi si allargano. Questo perché, ricordiamolo, con una piccola lunghezza d'onda basta una minore inclinazione per produrre una differenza di cammino di 1, 2, 3 lambda, invece con una lunghezza d'onda più grande serve una maggiore inclinazione per produrre la stessa differenza di cammino. Quindi tutto il profilo luminoso si allarga. X con 0 rappresenta il massimo centrale, che sarebbe in realtà una macchia più ampia. X con 1 sarebbero i primi minimi laterali. Infatti, con il laser blu-viola il pattern è un pochettino più stretto, come si vede qua. Con il laser verde, che ha una lunghezza d'onda leggermente maggiore, circa mezzo micron, il pattern è leggermente più largo. E con il laser rosso, che ha una lunghezza d'onda ancora leggermente maggiore, circa 0,6 micron, il pattern luminoso si allarga leggermente di più.